un programma in collaborazione con la Fondazione San Marino. Tiepolo è l'ultimo, per l'ultimo artista barocco. Love the cold, love the way you're waiting, I love your kind patience. Il Tiepolo dalle nostre parti è rarissimo, anzi fra Romagna e Marche ce n'è soltanto uno, un dipinto del Tiepolo a Camerino, una grande bellissima pala d'altare. Per il resto, né i privati né le gallerie pubbliche possiedono opere di Giovan Battista Tiepolo, per cui è davvero un avvenimento poter vedere due opere significative sue da vicino e dal vero soprattutto. L'epoca, il 600, 700, ma anche il 500, il Rinascimento, del recupero delle storie antiche e anche delle storie leggendarie dell'antichità. Il dipinto raffigura il ratto di Elena, cioè la causa della guerra di Troia. Il figlio di Priamo, re di Troia, rapisce Elena, che era moglie di Menelao. La rapisce e se la porta a casa, se la porta a Troia e naturalmente i principi greci si coalizzano per fare guerra a Troia, per riportare indietro Elena e per lavare l'onta che il giovane Paride aveva provocato a tutti gli Achei. Ecco, così comincia la guerra di Troia che finisce con l'esito disastroso, come tutti sappiamo, per Troia. E il quadretto raffigura proprio il momento in cui Paride carica sulla barca Elena per portarsela a casa. Elena non sembra per niente consenziente, si divincola, ma lui con forza proprio la carica, possiamo dire, la scarica in un certo senso sulla barca che i marinai sono pronti a far salpare. Uno la tiene ferma al lido, gli altri cominciano a far forza sui remi e alcuni alzano la vela. Il paesaggio è sereno, e gli uccelli volano nel cielo, e tutto è movimento, anche nello sfondo, che è uno sfondo di gusto esotico, uno sfondo irreale, come se il pittore volesse rimmaginare un paese lontano, lontano nel tempo e lontano nello spazio. Il secondo quadretto invece raffigura una storia che è poco nota rispetto al lato di Elena. Quando si decide di fare la guerra di Troia, non tutti i guerrieri, non tutti gli eroi, quelli che saranno poi i futuri eroi, gli eroi della guerra di Troia, è disposto a combattere. È una guerra combattuta per l'onore dei greci, ma sembra un po' un pretesto quello dell'onore, probabilmente ci saranno stati chissà quanti altri interessi sotto a questa guerra. E vengono convocati naturalmente tutti i grandi guerrieri dell'epoca, ma né Ulisse né Achille si presentano al reclutamento, anzi si nascondono. Achille si nasconde in un gineceo dove verrà scoperto da Ulisse travestito da venditore di cianfrusaglie. Fra le cianfrusaglie che le donne acquistano c'è una spada che Achille acquista al posto di collanine e braccialetti e così viene scoperto e reclutato. Ma anche Ulisse, prima di lui, si era in un certo senso rifiutato di combattere e si era finto pazzo. Quando lo vanno a cercare, i messi di Agamennone, lui si fa trovare in un campo che sta arando e seminando sale. Quindi proprio un gesto da pazzo, una cosa che non serve a niente, anzi addirittura dannosa. Ecco dunque che
il capo di questa missione, che si chiama Palamede, gli getta davanti all'aratro, all'improvviso, il figlioletto, il figlio appena nato, e a questo gesto inconsulto e terribile, Ulisse ferma il bue che tirava l'aratro e raccoglie il bambino. E questo fa capire a tutti che Ulisse non era per niente pazzo, si fingeva pazzo. La mostra temporanea dedicata a Tiepolo, nell'atrio della sede centrale della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, si inserisce nelle celebrazioni del 130° anniversario di fondazione della storica Banca Sammarinese. I quadri dialogano con le altre opere, tra i tanti Igor Mitorai e Messina, acquisite dall'Istituto di Credito in modo permanente. Un programma in collaborazione con la Fondazione San Marino.